non Ben tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Prima di tutto, ragazzi. Mm, buon anno nuovo! Buon anno nuovo a tutti voi, alle persone che più amate, ai vostri cari eh, familiari, amici, chi più ne ha più ne metta, anche amici a quattro zampe, ovviamente, ragazzi. A tutti, tutti voi. Allora, dunque, siamo qui con la nostra Anastasia, che nello scorso episodio. Ta -da! Ha partorito ed è nato un bel maschietto, eh, che ve lo qua, Jacques Snow. Allora, dunque, eh, siamo al lavoro perché, ragazzi, volevo un po' ancora. No? Ehm, divertirmi con lei. Fatti pettinare e truccare, Esercita nel... esercitati nella recitazione. Spettacola con... Oh, spettacolare con qualcuno proprio. Ti riesce secondo me. Tesoro non bene di più. Mi hanno detto e ringrazio che le il cibo diciamo migliorerà ehm, mano a mano che la nostra aumenterà di carriera, ecco. E Non mi ricordo chi me l'ha detto, però lo ringra la ringrazio di quale perché mi ricordo che era una ragazza, forse Roxy, Roxy, mi sembra, però non voglio dire un'eresia, però grazie davvero e grazie anche a Dream Black like Moon che mi ha consigliato di portare a termine prima queste obiettivi diciamo e um, di parlare per ultimo con il regista e completare l'interpretazione ecco per arrivare a loro grazie anche a te allora fatti pettinare e truccare iniziamo subito vai perché figuriamoci ragazzi se la nostra no oh brava acquisisci l'abilità di giardinaggio che male non ti fa la nostra è carica più che mai perché fondamentalmente ragazzi è cosa immaginato che è passato ecco neanche a farla apposta che è passato comunque un bel po il primo ingaggio e il secondo perché la nostra lei se la tira come se fosse già una star però ragazzi obiettivamente è agli inizi oh carissimo guarda questa volta voglio un trucco proprio perfetto e non farmi più quel capello biondo perché sai mi sbatte ok va bene e, um, e quindi è passato del tempo quindi lei è riuscita a tenere nascosta la sua gravidanza ragazzi e um, cioè nel senso non... No? Eh, la scampata ecco è. E vai Vai tesoro diventerai un'altra Velocizziamo la qua Non è che è molto felice Però... Più che altro perché si vede, ragazzi, la cosa. Però vabbè. Mettiti in costume. Esercita nella recitazione. Ok, spettegola. Allora, prima direi di metterci in costume, tesoro. In modo tale che sei già pronta per quando dovrai iniziare a lavorare. Non perdiamo tempo con questi due. E piuttosto, il mio vestito è pronto? Sì, ma loro non devono vestirsi, cara. Ti giuro, io quella non la sopporto. Eh, non sei l'unica, tesoro. Se la tira così tanto, non capisco perché dobbiamo lavorare. Devo lavorare con una così. Eh, ce lo domandiamo tutti. Eh, che vera qua, to. Che gioia, eh. Sei contenta? Mamma mia, ragazzi. Altro che affronto! Mamma mia. Cioè, ragazzi, si può guardare. sto proprio, francamente, no. Questa qua, di dire alla regista che siamo disponibili, lo facciamo dopo. Andiamo a spettecolare con qualcuno. Oh, fai una presentazione Allegra nonostante tutto, con la produttrice, e poi spettegola con lei. Sì, va bene, ok. Tutti vi salutate. È un piacere conoscerla. Certo, tesoro. Va bene. Eh, dovresti spettegolare, però. Quindi cerchiamo di spettecolare un attimo. Spett Sa, so, so, immagino che ci sarà molto fichi fichi sul set lei, ma io veramente non lo, non lo so, ma <ride> spero di no, sinceramente, certo, come no? E, beh, non, la gente non starà qui a prendere mosche, giusto? Eh? Comunque questo vestito è a dir poco meraviglioso, certo tesoro, come no? È un complimento sincero Lei l'ha scelto Beh non è, un, non è come giocare a baseball Ma l'ha scelto lei il vestito Ah, lei certo ha buon gusto Si vede dal suo sorriso Certo come no Beh non è una che dorme in piedi Eh immagino Senti puoi esercitarti nella recitazione con lei Perché mi sembra Che l'altra volta con qualcuno l'abbiamo fatto Ora però Beh, caccia di complimenti No tesoro dai Ti Interpreta la una scena romantica per le mance Ma che cappero fai No 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 Senti, vediamo un attimo se puoi farlo qui Oh, vai, se c'è nella recitazione Fai vedere a tutti Ecco, ripassa la parte Vai Nonostante le nuvole nella vostra vita Può sempre tornare la felicità Comprate un coniglietto Felicity Che appunto, ragazzi, è quello, no? E tutto andrà per il verso giusto Bello sì tesoro, il discorso è meraviglioso. Veramente tesoro. Meraviglioso. Vabbè, insomma, abbiamo capito. Mm, ok. Eh, dicevi appunti dal regista, quindi dobbiamo trovare il regista, ragazzi, fermi tutti. Perché il regista l'altra volta... Chi è lei, scusi? Bene. Regista caro, è lei, giusto? Oh, sempre lei Allora, no, non sei disponibile Ricevi appunti dal regista, vai Vai tesoro Sì Eh, cara, co non correre perché co Quel coso Ti vedo un po', come dire, no mm, Non proprio Elastica, ecco, è pronta Non molto reattiva, diciamo Se vuoi consegnarmi 6 appunti per sale, note in più che magari ha portato al copione. Certo, tesoro, proprio al copione. E direi che a questo punto diciamo al regista che siamo disponibili. Vai, 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 tesoro. Ho oh, interpretato una scena di ballo e la dimostrazione di un prodotto. Mamma mia, ragazzi, allora. Madonna, numero uno di ballo rischioso? No, andiamo sul rischio, vai! Ti voglio proprio audace! Pronta, vai! Massimo, silenzio! Via! Eh beh, un rischio, ragazzi! Si yeah. Che scioltezza, mamma mia. Che scioltezza. Oh, interpreta una scena di canto, ovvio, no? Però prima. Eh... Canto rischioso. Beh, col canto, ragazzi, fermi tutti. Perché il canto. Eh... Cioè, dovrebbe andare bene, no? Eh, cappero, livello 6. Vai. Mm -hmm. Nessuno saprebbe fare di meglio. Oh, poi la scena. Vai, mostra il prodotto. È rischioso perché tu sei così Sei audace Perciò vai, sciogliti. Via Comprate questo prodotto. Sarà bellissimo questo cd musicale per i vostri piccoli. Yeah. Te lo garantisce. Felicity il coniglio. Eh beh, ragazzi, se lo dice Felicity il coniglio, siamo a posto. Perfetto, tesoro. Vieni qua. Ecco, perché secondo me dovreste un attimino chiedere della giornata, discutere, rallegrare. Insomma, cercare un attimino, no? Di fare come dire, diciamocelo. Non posso dirlo ragazzi, ma avete capito. Uh, come dire, di adulare un po', ecco il regista. Ole, abbiamo finito. Anastasia ha finito tutte le proprie scene. E ha ottenuto il livello oro, eh. La troupe sta, sm sta smobilitando. E il materiale è filmato viene inviato al montaggio. Vabbè, dal denaro guadagnato 507. Famma guadagnata oh Tesoro! Complimenti! Complimenti fermi Anastasia è candidata a un premio Per la sua interpretazione mozzafiato Segui la prossima cerimonia di premiazione domenica alle 19 Mamma mia tesoro addirittura Siamo tornati in casa snow ragazzi E qua vabbè la distruzione uh, Stanno messi tutti A parte devo dire Alexander Che sta alla pacchia il resto, oh, fermi, stanno messi tutti uno schifo Promossa direttante dell'acquarello Guadagnerà 3 simole di più all'ora per un totale di 29 all'ora 510 simole, un cavalletto leggerezza da brezza Fa una valutazione e ricade dei dipinti Quindi è la seconda volta che il nostro torna a casa con una promozione E stavolta, secondo me, vuole festeggiare Perché lei è tutta pronta, no? A ah, dire tesoro, guarda oggi un successo Quindi, ferma qua e' yeah, qua, fermi. No, fermi. Ho visto una cosa. Interpreta una scena romantica per le mance. Interpreta una scena. Oh mio dio, no, um, chiedi se è single. Vabbè, direi, direi che non è single. Sta con te. Allora, no, lei ragazzi inizierà a dirgli. Tipo, chiedi della sua giornata, ma in realtà poi racconterà della sua perché Anastasia è fatta così. Allora, allora raccontami un po', parlami della tua giornata. E lui, beh, sai oggi. Ho ottenuto una promozione Cioè, insomma, mi sento una persona pulita Perché devo darti una notizia meravigliosa Vedi, so che potrà sembrarti sempre lo stesso disco rotto. Ma, oh tesoro, la vita non è un videogioco Piuttosto parliamo di me Oggi ho interpretato una scena fantastica Forse vincerò un premio E spero veramente che se non si mollino così potremo andarcene via da qui Sei contento? E lui, sì, stavo per dire che non è sempre lo stesso discorotto Ma hai buttato il mio discorso nell'immondizia, come al tuo solito Oh, ti prego, pasticcino, non fare così Oggi sono veramente di ottimo umore Esce il sole per noi, capisci? Io veramente sono stanchissimo Potremmo comprarci la macchina che abbiamo sempre desiderato? Dai, vieni qui Eh, vabbè, poi dopo lui, ragazzi Innamorato, perso, com'è? Ovviamente ci casca Ora, ragazzi, un mistero. Perché quando sono, sono tornata a casa, lei stava a 9 sim su 10. A cui si era presentata, sono 0 su 10. Che bello, sono veramente tanto felice quando il gioco fa queste cose. Comunque, dovresti eh, baciarla e poi fare fichi fichi con lei. Quindi, diciamo che il nostro eh, festeggia così. Eh, lo so, ragazzi. Lui. Fai fichi fichi, e buona salute. Allora, dunque, la nostra. È qui in bagno. Cara, cosa stai facendo? E eh, buonanotte e vuole giocare a smania di Fest, quindi perché no? Eh, cara, magari guarda un attimo il canale attuale. Tesoro, ti stai imbottendo di caffeina. No! No, 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 lascia stare il caffè. Vai a riposarti piuttosto. Ma in camera dei vostri genitori. Vabbè, no comment, ragazzi. Vai a fare un pisolino, guarda, perché sei stanca. E eh, vai. Boh, ragazzi, non ho parole, sti due. E caro, tu cosa stai facendo di preciso? Naviga su internet, ma chi te l'ha chiesto? No, tu devi raggiungere l'8 di carisma e studiare la mixologia, quindi non so perché stai qua. Dovresti, ecco, in realtà metterti qui, ma ora la stanza è un attimo impegnata, quindi vieni qui, caro. Perché vuoi stringere tua moglie? Mi sembra anche il minimo. Quindi, romantico, stringi. Uh, oggi, ragazzi, la nostra Tiana non è andata al lavoro perché sta, non lo so, guardatela. Quindi guarda il canale attuale, vieni qua. Cerca di riprenderti un minuto, tesoro. Perché sei veramente no sfatta di più. E cerca un attimino, no? Di chiacchierare: quindi discuti dell'umore di disagio. Racconta una barzelletta sui pinguini. Ehm. Uh... Ecco, entusiasmati per i vampiri Perché lei ti sta parlando un po' dei suoi interessi Impara a conoscere Per questo, diciamo, no? Questo suo interesse, vi ricordo, per i vampiri E quindi chiedi dell'autore preferito E quindi la nostra esprime un certo entusiasmo Sai, dormono nelle bare Quindi è una cosa fighissima, no? Certo tesoro, va bene, come no? E cara Ecco, smanettona, bene, ok Caro, tu dovresti un attimino però andare a pisolare nel tuo diletto, quindi fai un pisolino. Che c'è? Sei amichevole con Anastasia, perfetto, tesoro. Visto che sei tornata a casa, potresti venire qui a nutrire tuo figlio? Sai com'è, giusto per, eh, non che voglia costringerti. Mentre tu, caro, basta ciarlare... Vuoi essere amichevole con tua figlia? Perfetto. Vieni qua e eserciti nei discorsi. Noi, io in questo episodio, ragazzi, volevo assistere alla crescita, quindi al compleanno um, di Jacques. Fai un pisolino, cara. Ti sei svenuta, perché come minimo. Però dai, hai ripreso un po' di socialità. Quindi, oddio, ella, scusaci, ella. No, scusaci, ella. Vieni qua e uh, fai un pisolino. Oh, potresti tu. Poi, dedicarti ai dolcetti ora che ci sto pensando. Perché io l'ho presa apposta per lei, vi ricordo, era quello il regalo, no? Perché eh, Tiana, ragazzi, comunque. È appassionata, sì, di cucina, ma anche di dolcetti e tutta sta roba. Basta così. Uh, dovresti giocare una partita smania di feste, vai. Ehi, Anastasia, mi stavo chiedendo se potrei entrare. Ma chi ti vuole, Pari? Scusami. Ma io non lo so, ma questi si invitano in club che non sono loro Amoreggia con Sai, perfetto, ok Vieni qua tesoro, perché dovresti... Bella tesoro, che look Tu nonostante l'età sei sempre iovine, vai Vai a fare un riposino tesoro, vai Fa frio eh, quindi non so, ti prende una broncopolmonite conciata così, però vabbè Tu tesoro invece Sai che dovresti fare un altro pisolino, fai un altro pisolino Oh, come sta andando qua, a parte, vabbè, il disagio perenne? Tutto bene? Io non ho ancora trovato, ragazzi, un lavoro alla nostra Ilaria. Perché sto registrando prima del, della pubblicazione del precedente episodio, ragazzi. Quindi, non me ne vogliate, ma in periodo di feste uno cerca di adattarsi, ecco potrebbe anche licenziarsi stavo pensando ragazzi a dire il vero perché comunque ha ottenuto ciò che voleva non so perché dormendo aumenta il divertimento grazie eh no davvero grazie come sempre vieni qua prendi gli avanzi e la tesoro quando si svegli ripara sto schifo te qua stai messo male quindi usa Fai il bagno con la schiuma che così ti riprendi. Chi è? Oh, ops. Karim? Un vampirozzo? Guardare un po' il caso, ragazzi, che i vampiri bussano a questa porta. Basta così, tesoro, basta. Fai una cosa, renditi utile, ripara, va. Usa interazioni buffe con Anastasia? Beh, magari un modo per conoscerla meglio. Perché no? Potresti anche conoscere lui. Magari per farti trasformare. Però non ora, no, non ora. Diciamo che se deve farsi trasformare va da uno serio, ragazzi, non dal primo pollo che capita. Quindi direi, ragazzi, che a questo punto il piccolo passa d'età durante la vetrina dei talenti. Però io lo farei passare d'età prima, ragazzi. Vi dico proprio la verità. Perché comunque non fa parte della challenge. Loro poi se ne andranno e faranno la vita per cavoletti loro. Quindi in realtà non siamo obbligati, ecco, a. a rispettare i tempi. Diciamo. Fosse stato il figlio di Tiana, ovvio. Anche perché sarebbe stato l'erede, ragazzi, della quarta generazione. Allora, che cosa c'è? Uh, vai, vai, prendi una porzione. Chi ha fame venga a nutrirsi perché qua tesoro guarda fai una cosa prima asciuga e poi vattene a letto perché ti vedo veramente sfatta c'è qualche altro schifo qua qua no e qua no quindi vai a letto perché tu sei più che sfatta cioè ragazzi diciamocelo questa si dà da fare moltissimo tutto il giorno quindi Uh, sì, hai riparato? Bravissima tesoro, questo da buttare Ripara pure questo, va, che male non ti fa La nostra, ci penso io Perché la nostra ha uno spot pubblicitario Alle 19, il livello di carisma c'è Quindi direi che vuoi raccontare una barzelletta e amoreggiare? Ma sì, ma sediti qua E dopo amoreggerai, perché questo si deve dare una calmata ragazzi, assolutamente Uh, lui dovrebbe anche dipingere, condividi delle idee con Tiana, dai Patato, fermi Cioè, sveglio un patato, fermi tutti Lo volevo far passare d'età, cambia il pallonino sporco il mattino Vieni a coccolarlo E cerca un attimino di parlare con lui, dai Perché ragazzi, io Anastasia Me la immagino comunque una mamma cioè forse l'unico con cui lei riesce a essere un po' più umana è proprio suo figlio Me la immagino come una brava mamma, molto brava Sempre molto egocentrica però Ecco, tipo quelle mamme che il loro bambino fa questo prima degli altri È migliore degli altri Sapete quelle un po'... no? Così Quindi ce la vedo Leggi qualcosa, va bene, leggi qualcosa tesoro Fermi, guai a voi, fermi il molla il piatto, tesoro, anche tu. Molla, molla il piatto. E direi che vieni qua e guardi un canale comico. Perché, voglio dire, stai ridotta uno schifo. Caro, puoi mollare il piatto? Guarda, vai a letto, non ti preoccupare, ci penso io. Dormi. Dovresti dipingere, eh, ma tanto bello, lavoro fra due giorni che ti frega, vai. E quindi direi, ragazzi, che a questo punto... Mentre la nostra Tiana si riprende un pochino eh, Anastasia va a dormire perché l'Elzo sono di bellezza È già mezzanotte e sta già parecchio fuori orario Questa va in bagno E si fa pure una bella doccia E poi dopo si mette a esercitarsi un pochino Perché direi che è proprio il caso Fermi tutti, fermi, sto facendo un casotto Sì, direi che devi esercitarti Noi ci vediamo al mattino nella speranza di riuscire, ecco, tu fra 14 ore vai a lavorare. Quindi, non hai preparato le bevande, vabbè, ma tanto per ora non ce ne frega un pelo. Eh, dicevo con la speranza, questo fra due giorni. Tu vabbè, non hai un lavoro, quindi chi se ne frega. Tu fra quanto vai a lavorare? Fra 17 ore. Sì, vabbè, comunque dovremmo farcela: eh, a far partecipare tutti al compleanno. Mamma mia, tesoro. Eh, dai, puoi farcela, eh. Tu puoi farcela secondo me, e quindi sì, perché no? Basta, hai finito di leggere, vieni qua a chiacchierare un po' con lei perché questa c'ha. Ecco, provala a rincuorare e rallegrala perché. Vai, vai, prova a rincuorarla un paio di volte. C'ha una Un'allegria ragazzi, se la porta proprio via. Proprio, ragazzi, ecco, consola la poi per la morte. Eh, discuti degli autori preferiti, cerca un po' di chiacchierare con lei. E a questo punto, ragazzi, noi ci vediamo Fra ehm, qualche ora per festeggiare il compleanno del piccolo Jack. Ok, ragazzi, siamo arrivati al giorno dopo. Fai una smania di pulizia veloce, tesoro, perché ti vedo ehm, in crisi mistica. E ehm, la nostra ha preparato una torta, una torta ovviamente, ragazzi, che è simbolica, perché comunque... Il piccolino non soffierà sulle candeline, crescerà e basta, più che altro stanno tutti affamati, quindi una torta per loro, ecco, diciamocela così. Quindi caro, nel frattempo che tua moglie finisce di pulire, loro sono qua che chiacchierano, eh, dai consigli genitoriali alle tue figlie, conversazione personale profonda, insomma, quello che ti pare, barzellette, racconta la storia buffa, insomma, così. Perché si sì, siete tutti affamati. Quindi è la cara. Mm, che dirti? Asciuga, per favore. Perché anche in questo bagno al solito, ragazzi, c'è. C'è lo schifo. Il patatoso dorme. Quindi la nonna ne approfitta per fare le ultime pulizie. Com'è qua, pulisci? Quando è finito tesoro, per favore, vi faccio notare una cosa, ragazzi. Una cosa che mi butta nello sconforto, perché. Um, L'unica vabbè che non è presente è Ovviamente Tiana Per ovvi motivi Nonna quando hai fatto uh... Anzi va se ne occupa il nonno Vieni qui a calmarlo Dai coccola Fai anche una faccia buffa Fagli dei versetti Insomma sei il nonno Una cosa dicevo che mi porta Dai però lascia stare Non, non è il caso la di asciugare addirittura qui Vai, vai a occuparti del... Sì, qua fuori c'è lo schifo, certo, perché c'è sto schifo, in effetti. Via. Oh, c'è altro schifo? Non mi pare. Quindi se vedi tu lo schifo, tesoro, forse è sto coso, non lo so. Comunque, eh, dicevo, mi prende un po' lo sconforto, ragazzi, perché Tiana, che ora è l'unica, dicevo, assente, eh, anche se magari aspettiamo un altro po', è presente anche lei. Allora, io spero riuscirà, ovviamente, perché la nostra cresce, ragazzi, fra... Tre giorni. È la cosa inquietante, ragazze, che quindi il nostro Alexander... La sua dipartita deve avvenire prima. Come sappiamo. Fai una cosa, non si con il biberon, va che mi sa che è affamato. E quindi, ragazze, c'è poco tempo. Eh? Ad Alexander rimane veramente poco tempo. È triste, è brutta come cosa, ma è la verità. Quindi, caro mio, ehm... Um... Lascia fare insomma al lavoro ci vai dopo allora iniziate a venire tutti qua per piacere perché direi che insomma no? Anzi, che dico tutti qua, ragazzi, scusate, iniziate a venire tutti qua. Eh, perché in primis si va qua. Poi dopo Forza nonna. Che cos'hai che ti tormenta? Che c'è di sporco qua, Ella? Non riesco a capire, dov'è lo sporco qua? Questo è pulito, questo è pulito. Ragazzi, cose mistiche, questa è pulita. Questo pure, non lo so cosa vede di sporco, ragazzi, ma per lei qui c'è sporco, vabbè. Ehm... Non capisco, ambiente sporco, vabbè. Puoi fare di nuovo la cosa? Ecco, vai. Dov'è lo sporco? Facci vedere, Ella. Perché secondo me ogni tanto tu qualche travegola ce l'hai. Uh, no, no, grazie, non mi interessa. Perché direi che non è proprio il caso di partecipare a quel tipo di club. No, al lavoro, sì. Salta il lavoro un minuto. Perché tanto. Io devo capire. Cioè, è qua fuori che ti disturba? No, beh, ragazzi, ma che davvero? Eh, la tesoro, ma... Io spero che scherzerai. Non stai scherzando però. Vabbè aspettiamo ragazzi che arrivi giusto Tiana Poi ha rotto le pere eh ve lo dico Fai morire tutti di fame Perché sei fissata con eh... È passata la botta di, fo di follia Ok Oh da 8 io mi auguro che il prossimo giorno Ragazzi riesca a diventare da 10 Quindi vieni qui perché ragazzi Sta veramente Ha uno sputazzo praticamente Scusate l'espressione ma vicinissima Che è qua prepara un pasto Vabbè, vediamo se poi si potrà fare. Allora, dai, tutti qua. Perché il piccolo deve crescere. Alexander deve andare a lavorare. Quindi siamo pronti, ragazzi. Fai passare di età. Sì, quella si fa selfie, vabbè. Mm. Via. Giac è passato di età. Bebè, ti attendono giorni in cui ti divertirai con i giocattoli, esplorerai il mondo e imparerai a comunicare con le parole anziché con le lacrime. È il momento ideale per iniziare a sviluppare abilità per il futuro. Ora, per quanto riguarda il tratto, ragazzi, io volevo un po' rifarmi al topino, ok? E Giac è uno veramente tosto. Cioè, nel senso, è uno che sa il fatto suo. È lui che guida un po', no? Tutta la combriccola di topini. Quindi, io me lo immagino un tipo indipendente. Oh, i capelli rossi come la mamma. Fatemelo vedere. Fatemelo vedere. Perché mi sembra che l'impronta sia degli, sn degli Snow. Ragazzi, eh? fatemi vedere. Sì, bug misti c'è a parte. Vai. Guardatelo, ragazzi. Guardatelo. Oh, mamma. Quanto è bello, patato. Troppo bellino, ragazzi. E sembra veramente fatto apposta. Io vi giuro che io voglio andare dai fratelli Snow. Però a questo punto è brutto dirlo, ma visto che mancano tre giorni, ragazzi, eh, io devo concentrarmi su um, come far morire Alexander. Eh, lo so, è brutto, è brutto, cioè vorrei almeno. Io vorrei farlo perire, ragazzi. Detto proprio fra noi: no, tu non prendi la torta, caro vattene al lavoro. Vorrei, eh, insomma... Ecco, eh, sì, diciamo, farlo perire eh, alla fine, insomma, l'ultimo giorno. Però, vediamo un attimo, ecco perché, insomma, ragazzi... Mm, vorrei rimanesse in casa Snow il più tempo possibile. Ora tu non mangi, però in onore di tuo figlio, secondo me, una fetta di torta. Dai, anche tu prendi un pezzo. E direi, ragazzi, che con... La crescita del piccolo Jacques, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Ragazzi, eh, purtroppo siamo vicini alla dipartita di Alexander, è una notizia veramente brutta. Tiana cresce proprio alla velocità della luce. Sì, qua c'è lo schifo praticamente. Tesoro, fai una cosa, chiama perché non vai a lavorare. Prendi un giorno di vacanza, vediamo quanti ne hai. Perché a questo punto, ragazzi, ha fatto quello che doveva fare. Eh, è inutile mandarla a lavorare. Mm, prendi un momento di stop E. Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando, andate, iscrivetevi perché ne vale la pena. Um, e quindi, ragazzi, che dire? Eh. Mi raccomando, andate e iscrivetevi ai loro canali. Oh. Mi raccomando, ci conto. Ci conto. Io vi auguro ancora, ragazzi, un fantastico inizio anno. Spero veramente che sarà un uh, senso riscaldamento, tesoro, davvero. Sarà un fantastico anno. Un 2019 bello per tutti. Perché ce n'è veramente bisogno. Nel prossimo episodio torniamo qua. Perché, patato, non, non, non mangiare sta roba. Tua madre non vuole che tu mangi gli zuccheri, per carità. Ehm. Um, Eccola qua, infatti, appunto torniamo qui, ragazzi, perché eh, voglio farvi vedere il piccolo jack sistemato. Ehm, e voglio comunque, ecco, iniziare. Voglio star dietro, ragazzi. Fondamentalmente, ecco qui. Oh guardate che faccia, è proprio il figlio di Anastasia. Voglio star dietro, dicevo, a uh, questa famiglia, ragazzi, perché ci sono ancora un po' di cose in ballo. Ecco, Tiana passata età. Uh, vediamo un po', ragazzi, vediamo. Um, perché sì, insomma, mi, mi preme veramente tanto. Uh, insomma, accompagnare. Stare in compagnia di Alexander fino alla fine. Ecco, poi tanto è vero che diventerà Tiana l'erede. Però, uh, ragazzi, diciamo che um, gli obiettivi di Tiana non sono così complessi rispetto a tutto, eh, rispetto ecco per esempio magari agli obiettivi di Ella per esempio o agli obiettivi di, ehm, di nell'epoca di Biancaneve che secondo me sono stati quelli un po' più tosti soprattutto, quindi eh, quando poi sarà diventata giovane adulta ragazzi ci sarà più tempo potremmo gestircela con più tranquillità. Detto questo, ragazzi, io vi abbraccio forte. Vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento che guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Ormai lo sapete bene. Sul Sul Simmers. E non.